Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su The Last Campfire, un gioco che arriva da 3 sviluppatori di Hello Games, gli stessi che hanno creato No Man's Sky. Ma a differenza del gioco spaziale, questo è tutt'altro. Insomma, lo andremo a provare insieme. Il gioco è in italiano, 12,49€ il prezzo di lancio, con lo sconto lancio appunto a 11,24€, quindi 1,25€ di sconto. Lo andiamo a vedere insieme. Due modalità, la normale e l'esplorazione. Facciamo la normale, così ci godiamo il titolo a nella sua modalità appunto standard, e andiamo a vedere in che cosa consiste, perché la grafica sembra veramente graziosa. Ci si muove con WASD oppure le frecce, le interazioni non sono tantissime, quindi i tasti non sono troppi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta questo titolo. Tanto io adoro queste atmosfere così, eh. Gioco l'ho conosciuto da pochissimo tempo, ho avuto la possibilità di provarlo. Vediamo. Stanno uscendo anche dei bei titoli ultimamente, ma questo è stato comunque un fulmine a ciel sereno, perché non me l'aspettavo, non mi è sfuggito, diciamo, quindi è stato così. E lo voglio provare adesso per valutarlo insieme a voi, e vi invito poi a lasciare come sempre un commento qua sotto, e se volete poi ovviamente rimanere informati sui nuovi titoli, iscrivetevi. Queste creaturine qui mi sembra di averle già viste, non so di cosa stiamo parlando, però è tutto così mistico, così incognito. Musica è bellissima. E non abbiamo più la remo. E non so se c'è un motivo per cui non possa toccare l'acqua, non possa buttarsi in acqua. Però si dispera. Esiste un luogo in cui vanno gli Ember smarriti, quando la loro luce inizia a spegnersi. No, ma si è... Ok, no. Stavamo solo dormendo. Non ho idea proprio di cosa aspettarmi. Amber si mise a correre. Restare immobile era troppo spaventoso. La parete luccicò. Andiamo, la esaminiamo. Il dipinto mostrava gli Amber impegnati in un viaggio sacro. Eh sì, con la barca verso la fiamma, quella fiamma bianca che hanno visto. Andiamo avanti. Paura e solitudine strinsero Amber. Fu un sollievo trovare qualcuno con cui parlare. Aia, mi sa che è morto da un po'. Eh sì. Immobile per la paura, Amber non riusciva a distogliere lo sguardo, quando notò una piccola borsa. Ah.
Borsa dello straniero, qua avremo l'inventario che è accessibile col tasto V. La borsa sembrava pesante. Amber ne scrutò l'interno. Irradiata dalla luce, la statuetta brillava intensamente. Con la V dovremmo aprire, ma non l'abbiamo ancora. Sì, statuetta d'oro, quello che abbiamo al momento. C'era un simbolo sul pavimento. Ho premuto spazio poi per interagire. C'era un simbolo sul pavimento. Ok, andiamo avanti, vediamo se c'è qualcosa. Amber notò che qualcosa non andava. Manca qualcosa lì. Ah, devo ruotarlo. Ok. Tengo premuto il tasto del mouse. Ok. Bella sta cosa. Col mouse o col pad, insomma, si può giocare. Ok. E qua possiamo metterci probabilmente qualcosa. Il pathfinding è notevole. C'è uno spazio rotondo in cui andava inserito qualcosa. Vediamo un po'. Inseriamo questo. Per la gioia di Amber, la statuetta d'oro vi entrava perfettamente. Fai clic e trascina una casella per spostarla. Ok, questo era semplice come minigioco. Però è figo che si debba giocare così. Un puzzle così, diciamo, discostati dalla grafica di gioco. Va bene, andiamo avanti. Amber se ne andò provando pena per lo straniero. Ora è rimasto da solo nell'oscurità. Sì, la pena si provava già anche solo a vedere come lo ha messo giù, come gli è dispiaciuto che fosse caduto il corpo. Ha un'empatia sto gioco. Già dagli inizi in cui non abbiamo visto niente. Comunque siamo in questo mondo che tra l'altro mi sembra fatto bene, veramente molto bene. La scalinata portava ad una foresta oscura. Amber sentiva la paura crescere. Andiamo avanti. Era stato trascinato a riva da solo in un luogo a lui sconosciuto. Andiamo. Amber si sentiva gli occhi di qualcuno addosso. Ci sono due vie, una è qua, è chiusa. Il sentiero era bloccato, anche se in realtà, vabbè, lì si è visto qualcuno andare via, ma potrebbe scavalcare, però per qualche motivo non lo può fare, andiamo dall'altra parte. C'è qualcosa lì. Quando Amber si avvicinò, la fiamma sembrava chiamare. La luce guida. Sentendosi come mancare, la foresta scivolò via. Oscurità e rovina incomberono su Amber. Puzzle game. Che dobbiamo andare di là. C'è una scala. Vediamo un po', bella sta cosa delle risoluzioni fatte così. Non abbiamo nulla in inventario, non c'è modo di... Si può anche cliccare per muoversi, quindi possiamo andarci... Ah, perché abbiamo aperto, sì, giustamente. Possiamo andare da questa. Dovremmo trovare forse un altro. La fiamma imprigionata riaccese la speranza in Amber. Tiriamo la catena. Ok, devo trascinare io. Perfetto. Ma la scala va di là. E quindi possiamo tirare anche l'altra. No, però c'è la catena. Ah, capito. Non possiamo tornare giù, però possiamo scendere da qua. Fantastico. Quindi adesso prendiamo questo e lo mettiamo di qua. E risaliamo da questa. E adesso andremo a tirare il secondo. Vedete, io clicco con primo spazio e poi trascino verso il basso. Così c'è il movimento. La speranza si faceva sempre più vicina.
No, possiamo andare a prendere la luce. Anche il dettaglio, il fatto che comunque ci abbiamo messo queste beta sulla scala. La fiamma disse qualcosa ed Ember ascoltò. Questa era la porta chiusa prima, adesso ci possiamo passare. Quindi, bella. Questa cosa mi è piaciuta molto, il fatto di arrivare lì a risolvere l'enigma, diciamo, un po' così esoterico. La fiamma indugiava più avanti. Andiamo. Cercava di fuggire? Ma no, si farà prendere prima o poi. O di fare strada. A me sembra che stia facendo strada perché ci aspetta. Adesso... Ok, ce n'è un'altra, però sembra tipo pietrificato. No, la fiamma è entrata ed è vivo. Con una scintilla il fuoco prese vita. Lo spirito disse: una speranza abbandonata è tornata a splendere. Qui sarà al sicuro, la scalderò io. Ember cercò delle risposte negli occhi del fantasma. Dove mi trovo? Questo posto è una sorta di limbo da attraversare nel momento in cui la tua luce si affievolisce. Ma non passa nessuno da molto tempo. Il re della foresta ci trattiene qui. E coloro che rimangono troppo a lungo si trasformano in speranze abbandonate. Ancora quell'espressione, speranza abbandonata. Posso scegliere? E tu chi sei? Sono solo una guida che, lungo il percorso, alimenta la fiamma. Ho visto così tanti Ember smarriti, molti più di quanti ne potessi aiutare. Quindi è una sorta di viaggio verso la morte? Eh? Oh, speranza abbandonata. Le speranze abbandonate sono quelle che si sono perse lungo il percorso. Se le trovi, mandale da me, farò loro da guida. Ember pensò a chi amava, a chi aveva lasciato. Voglio aiutare gli altri. Ce ne sono altri che hanno perso la strada lungo il cammino. Trovali e farò loro da guida. L'ho già fatta questa. Aiutami. Torna indietro, piccola Ember. Guarda indietro. Sopra una rupe erbosa riposa una speranza abbandonata. Ok. Devo trovarne 4. Quindi qui c'è un altro minigioco. Quindi... magari dobbiamo... devo premere spazio. La porta era sigillata. No, non si può accedere qua. Messa. Sopra una rupe, ha detto. Quindi andiamo a dare un'occhiata qua intorno. Che cosa... a vedere cosa c'è. Come se c'è... un'altra zona qua da esplorare. Lo stagno. E questi... ah, posso entrare anche qua. Guardate anche gli effetti di luce, le ombre, che bello. Tiro la leva. Quindi spazio e trascino. Ok. Sì, sapevo fosse un puzzle game, però... cavoli. Molto interessante. Puzzle ambientali. Anche non ambientali. Qua si può andare? Sì. Devo fare attenzione. Però... lì ce n'è un altro. Di quelli che devo salvare. Ma in realtà... non riesco... ad andare dentro di là. Non so... dovrei...
Attraverso l'acqua torbida appena visibile si scorgeva l'ombra di qualcosa che si nascondeva, e su un piccolo pontile in assoluto silenzio sedeva un pescatore solitario. Andiamo a vedere. Tanto sono andato a... Lì deve cadere l'albero in qualche modo. Però non so come fare, quindi andrò dentro qui sperando di trovare qualcosa. Ma poi sono proprio gradevolissimi gli interpreti di questo gioco. Qua non posso fare niente, però posso salire di qua. È tutto molto misterioso, ci sono un sacco di cose inaccessibili. Vediamo un po'. Ah, la rana. Cosa posso fare con la rana? Premi il pulsante interagisci fa cadere gli oggetti. Ah, devo metterlo qua, probabilmente. Eh sì, puzzle risolto. Poi devo parlare anche con quello lì sopra che non so dove... Allora, lì c'è qualcosa, c'è un'altra persona da salvare. Ah, mi è partita. Mi ricorda, non c'entra nulla con questo titolo, però questa cosa che mi parta nei livelli mi ricorda molto Myst. E quindi questo lo spingo di là. Ok, che spettacolo. Ma pensa a te. Allora, fammi prendere questo. Ok, poi fammi andare su di qua. Fammi spingere questo. Non so esattamente io cosa stia facendo, però vediamo se riesco a spingere giù questo. Sì. Vediamo se riesco a tirarlo adesso, spingerlo a mia volta da qualche parte. No, però se io adesso vado qui e tiro... No, però aspetta, devo. Vediamo se... Ok, sì. Praticamente posso... No, direi che... Adesso ci ragioniamo un momento, perché secondo me questo... Io posso spingerlo fin qua, lo lascio lì. Devo capire come fare... Devo salire su quella scala, alla fine lo scopo ultimo è quello. Però dovrei spingere questo qui giù. Quindi devo andare di là e capire come fare. Vediamo un po'. Così. Vediamo un po'. Questo non posso andare di là, giustamente. Devo tirare questo. Ok. Poi giro la leva, tanto è girabile solo in due posizioni, quindi mi è comodo per quello. Se io lo metto qui, poi lo giro a metà invece di uno, faccio così. Ok, posso spingerlo qui. E quindi salire in cima forse? No. Non lo so, devo pensarci. Beh, però cavoli, dovrei mettere l'altro lì vicino e no, ma alla fine lo scopo ultimo è buttare giù uno di questi due, quindi io devo andare. Adesso devo studiarci un attimo, ho bisogno di un attimo per pensare. Allora, quello lì andrebbe spinto di qua, in realtà andrebbe buttato giù di lì, però non riesco a capire come. Andrebbe spostato anche questo, ma anche lì non so come. Bisognerebbe spingere uno di questi. Giù là. Perché vedete che alla fine io posso andare di là,
fa il giro. No, di qua non posso fare niente, però posso, quando si risolleva quello, andare di là e salire sopra quello. No, è fin troppo alto però adesso. Se lo mollassi così... Eh sì, perché alla fine... Così... Cavoli, si presterebbe... Forse non per una live, però... Io posso andare qui. Però non posso ancora fare nulla lì. Quindi devo studiare un attimino come fare. Adesso ci studio un attimo e vediamo. Ah, ma forse ho capito. Forse ho capito. Così. No, direi di no, però se lo metto così... Però non posso spingerlo avanti, mi sa. Il problema è quello. Non posso spingerlo avanti perché posso solo farlo rotolare nella zona in cui si trova. Quindi potrebbe rotolare di là, ma non cambierebbe assolutamente niente. Niente, come non detto. Ho sbagliato. Questo può rotolare solo nella direzione... Posso però portarlo da questa? Sì, però senza un senso, perché non... Cioè, questo posso girarlo come voglio. Cioè, non riesco a capire come io posso ruotarlo, ma probabilmente lo posso ruotare... spostandolo, quindi gli cambio la direzione così. Poi probabilmente voi che state guardando avete già in mente come fare, io no. Così. No, però se io lo metto di qua ci posso salire sopra. Quindi io posso tirar via questo e me lo ritrovo doppio di là. Ma non mi cambia assolutamente nulla perché metto questo e però poi non posso fare nient'altro. Però ho liberato uno spazio di là. Non lo so, perché devo capire come raggiungere l'altra parte. Quindi dovrei far salire uno di questi qui, ma non ho idea di come fare. Perché si possono spostare solo dal senso di rotazione. Quindi io posso spostare questo là in fondo. Ma vedete che non posso, dovrei poter fare il giro per spingerlo giù. Per spingerlo giù devo arrivare dall'altra parte, ma dall'altra parte mi serve un appiglio per trasportare in alto. Aspettate un secondo, se io riesco a caricare... però no, vedete, se lo porto qua non posso più farlo rotolare, quindi l'unico modo... Ok, facendoli cadere uno sopra l'altro, vedete, iniziano questa serie, quindi ne ho portato su uno, ho caricato l'altro sotto, gliel'ho buttato sopra, quindi diciamo che non è andata poi così male, perché ho forse risolto l'enigma, in quanto se io adesso vado qui, il sentiero continuava a chiudersi, quindi se io adesso porto questo qui, perfetto, dovrei aver capito come fare. Ci ho messo 5 minuti, non tantissimo. Però l'enigma è stato ben studiato, assolutamente. Infatti adesso dovrei poter fare quello che
volevo fare, cioè andare a liberare, boom, e poter salire finalmente. Finalmente, devo trovare il modo di arrivarci adesso di là. Però direi che molto semplice ormai, c'è la scala e diciamo che ce l'ho fatta. Quindi in questo caso andiamo a liberare anche questa luce e a salvare il nostro socio. La voce dello straniero era roca. Ho bisogno di un po' di tempo, credo, per vedere le cose con chiarezza. Bene. Bene. Bella questo mulino che gira dietro. Abbiamo salvato lui, possiamo uscire. E questo è. E poi si va avanti continuando a conoscere le varie persone qua intorno. Vediamo un po' chi è questo. L'Ember era curioso. Dove ti sei svegliato? Vado verso il crocevia, non credo sia lontano. Ho sentito che c'è un nido laggiù, un posto sicuro. Va bene, si va avanti di qua. Molto interessante, mi è uscito un simbolino dell'inventario, ma non credo di avere nulla di nuovo. Ha semplicemente salvato. Cavoli, ragazzi, questo è un gran bel gioco, devo dire. Non dico che non me l'aspettavo, perché dalla grafica, dagli sviluppatori, mi dava appunto l'idea di qualcosa di promettente. Tra l'altro adesso abbiamo il pescatore, adesso partirà un altro gioco, che spettacolo, un'anima in pena. Ok, abbiamo un altro enigma da risolvere, ma direi che per il momento può bastare così. Ragazzi, io spero di avervi fatto una bella cosa, di avervi portato della Scampfire degli Hello Games. Gran gioco, gran puzzle game, graficamente bellissimo, molto empatico come gioco, l'ho visto sin dal primo minuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, il prezzo non è altissimo, attendo comunque il vostro commento qua sotto. Alla prossima e ciao ciao.